tutti, in primis quello di farsi sentire, perché davvero lo dico senza, non per circostanza, ma perché è un sentimento che ho provato adesso, mi sento più vicino all'Europa in questi fatti, anche perché in effetti il sindaco giustamente ha stimolato moltissimo il dibattito con il suo intervento. E mi ponevo giusto qualche domanda mentre ascoltavo gli interventi davvero brillanti, professor Ferraro, che in effetti ha chiarito alcuni aspetti puntando sulla positività delle cose, ovviamente, di tutti gli altri interventi. E la domanda che mi girava per la testa era proprio questa: dico, ma se per un attimo pensassimo che l'Europa non è più in crisi, supponiamo di superare la crisi economica, per un attimo tutti stiamo bene, l'Italia sta bene, la Germania sta bene, tutti gli stati stanno bene, qualcuno sarebbe più euroscettico? Domanda. Mi viene da pensare questo, perché è chiaro che un processo di integrazione non è che si fa dall'oggi al domani. Io appunto sentivo le relazioni, ho fatto una materia all'università che era appunto macroeconomia, politiche comunitarie, si è partiti da zero, si è partiti appunto come ha detto la Presidente dell'Eurocom, infatti non ricordo bene i nomi, mi scuso per questo, proprio da delle guerre, per cui ritengo che tutto ciò che è venuto successivamente sia tutto molto positivo. È chiaro che il processo di integrazione dovrebbe arrivare ad un obiettivo finale, ovviamente intuiamo tutti quale potrebbe essere questo obiettivo finale, un popolo europeo, l'integrazione totale, integrale. Adesso ci troviamo in una fase del processo di integrazione, che è partita appunto da alcune cose, dalla CETA, insomma andare avanti, dal 57 col trattato, eccetera, si è giunti ad avere anche una moneta unica dal 2001. Il punto qual è? Io penso anche, per esempio, il professor Ferraro mi ha fatto pensare una cosa: perché noi italiani ci sentiamo in un certo senso quasi, uso questo termine, violentati da una prepotenza tedesca? Basta accendere il televisore ogni giorno, qualunque talk show, qualunque telegiornale, no? O report, tu cosa vedi? Vedi sempre la Germania decide, tutti gli altri subiscono. Germania, Francia, insomma, ci ricordiamo tutti, non ce l'abbiamo sotto proprio davanti agli occhi tutti, la risata di Sarkozy con la Merkel, quella è stata veramente emblematica e credo che tutti gli italiani si siano sentiti molto offesi, molto offesi. Sì, arrivo al dunque, non vorrei passare al relatore, assolutamente, no, la domanda qual è? Intanto volevo dire questa cosa che secondo me è importante. La Germania, per esempio, io lo dico perché mi occupo di frodi agroalimentari, per esempio, sfrutta il lavoro nel settore, per esempio, zootecnico. In Germania fanno lavorare 14 ore al giorno gli operai. La produzione dei maiali viene importata in Italia e ci fa concorrenza sleale. Questo la Germania che cosa fa? Chi è che vigila su queste cose? Quindi non è che solo l'Italia a fare la furba o a fare tante cose, noi subiamo anche queste azioni e qui la Germania nessuno dice niente. Detto ciò, cosa intende fare l'Europa sul punto soprattutto dell'integrazione? Quali strumenti intende mettere in atto e soprattutto, secondo me, come intende aiutare il flusso di interscambio tra le generazioni e nelle generazioni, soprattutto queste appunto che ci troviamo qui, perché io già mi sento molto avanti. Per cui questa è la domanda sostanziale. Per esempio l'Erasmus è chiaro a tutti, perché tutti gli studenti universitari, quando si trovano assieme, tedeschi, italiani, eccetera, in un'università e si trovano in Londra piuttosto che a Roma, non si litigano, scambiano, si dialoga, si parla e si cresce. Guarda caso il problema sta sempre lì, quando si toccano gli interessi economici. Grazie, scusate per la... se mi sono ricordato. Paesi euroscettici. Perché?
perché la sfida dell'Europa, la sfida è anche quella della armonizzazione giuridica, quindi non soltanto problemi economici, ma anche cercare di eliminare tutte le barriere che ci sono. Abbiamo citato già quelle linguistiche, cioè è chiaro che favorire la conoscenza della lingua inglese consente la creazione di un demos europeo, ma anche cercare di favorire l'eliminazione di normative che siano troppo diverse. In Italia non esisteva il danno da vacanza rovinata, per intenderci. L'Unione Europea con una direttiva introduce queste norme. Citavo prima le norme sulle clausole vessatorie, i contratti a distanza, i contratti porta a porta. Tu mi vieni a vendere una Bibbia, io sono colto di sorpresa e non posso recedere. L'Unione Europea dice no, tu hai un certo numero di giorni per recedere, cioè per restituire la Bibbia indietro senza dover motivare, senza dover pagare alcuna penale. Cioè l'obiettivo futuro dell'Unione Europea qual è? Quello di riuscire a fare in modo che tutti i cittadini, ovunque si trovino, possano avere lo stesso grado di tutela di alcune prerogative, di alcuni diritti, soprattutto fondamentali. Perché questa diversità c'è. Ieri è crollato, giorni fa è crollato il divieto di fecondazione eterologa, avrete sentito, la Corte Costituzionale dice è illegittima costituzionalmente la legge che non ammette la procreazione medicalmente assistita con gameti non interni alla coppia, no? La fecondazione eterologa. L'Europa era già avanti, cioè già da tempo, anche la Corte di Strasburgo si era occupata di questo problema. Quindi il futuro è cercare di creare un popolo davvero che si sente davvero unito, e l'Erasmus, come diceva il collega, sicuramente aiuta molto, che questi scambi possano favorire la creazione di un senso di appartenenza sempre più forte, ma anche cercare di eliminare queste barriere che dal punto di vista normativo continuano a rendere l'Europa non davvero unita.